certo che Venezia con la M9 è proprio un classico, come un classico poi anche questa fotocamera, e è stranamente identica a se stessa come tutto il sistema M da ormai praticamente più di 50 anni, ed è anche il bello di utilizzare una macchina come questa. E Venezia si presta perché offre un milione di visuali differenti in momenti in cui uno non se l'aspetta, e l'istintività dell'M9 direi che è proprio l'ideale per cogliere al meglio i momenti decisivi, insomma, di una gita, anche di un giorno come questa in questa città. Questa fotocamera è identica praticamente a se stessa come tutta la serie M da più di 50 anni, e nonostante questo è impressionante come si renda disponibile in maniera completamente istintiva qualsiasi tipo di scatto, come quello che può capitare in una giornata come questa a Venezia. E la M9 è incredibilmente adatta a questo genere di viaggio, di reportage se vogliamo. È una fotocamera di un'istintività veramente incredibile. Speriamo solamente di essere in grado di far bene. L'eccezionalità della tecnologia che viene riposta nella costruzione di questa fotocamera, di tutta la serie M, sta nell'eccellenza meccanica, ottica, elettronica anche, per la scelta dei componenti, e nella qualità degli aggiornamenti e dei servizi che Leica offre ai propri clienti. Questi valori vanno tutti a confluire non solo nell'utilizzo pratico delle fotocamere, che comunque è percettibile perché questo corpo macchina è di una robustezza assolutamente esemplare, ma anche nel valore che questo tipo di oggetto acquisisce nel tempo e mantiene soprattutto. Leica, lo sappiamo benissimo, è un sistema completamente compatibile, il sistema M, con tutte quelle che sono le ottiche M del passato. Di conseguenza ci troviamo in mano una M9 digitale, compatta, professionale, che può utilizzare tranquillamente gli accessori e le ottiche stesse che sono state prodotte magari 20 o 30 anni fa da Leica stessa. Questo particolare valore del marchio Leica lo percepiamo a iniziare dalla fattura costruttiva delle ottiche stesse. Lo sappiamo benissimo, l'eccellenza ottica delle ottiche di Leica da sempre sono una prerogativa che fa scegliere questo marchio proprio agli utilizzatori di M9 di tutto il sistema M stesso. Da un ponte a Venezia non può che servire per fare qualche scatto alle barche che arrivano, eh? Questo lo sappiamo e non ce lo facciamo mancare. In particolare noi siamo venuti qui oggi dotati solamente di un 35 mm, un'ottica assolutamente classica per quello che riguarda il reportage. Anche volendo dotarsi di un corredo ottico più esteso, comunque sulla serie M di Leica bastano al massimo un paio di ottiche. Questo è un approccio completamente diverso da quello che è il mondo reflex, e in questo diciamo che anche volendo adottare la nuova serie di ottiche Summarit troviamo sicuramente delle focali che sono il meglio per quello che può riguardare la qualità ottica sicuramente, e soprattutto quattro focali come 35, 50, 75, 90 mm che sono quelle classicamente usate dal popolo Leica da sempre. Dagli oltre 50 anni in cui il sistema M ha preso praticamente il controllo di tutto quello che è la fotografia personale, di reportage e di viaggio del fotografo che ha un certo livello qualitativo e di utilizzo. Ammettere, fotografare col telemetro è tutt'altra cosa rispetto a farlo con una fotocamera di tipo reflex. Il telemetro è proprio diretto, anche perché la visione attraverso l'oculare è una visione diretta, cioè la scena è veramente quella che noi stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. We'll be right back.
non parlare delle specifiche tecniche di questa M9 dal mio punto di vista è difficile, anche se il valore di questa macchina, come di tutti i corpi macchina di sistema M, non sta prettamente in quello che è la funzione digitale, ma nel valore stesso dell'oggetto costruttivo, dal punto di vista della qualità, delle ottiche e di tutto il resto, ne possiamo anche riparlare. Però non citare le caratteristiche tecniche non è possibile, perché qui abbiamo a disposizione un sensore full frame CCD da 18 megapixel, che non sono pochi. Possiamo salvare in JPEG, possiamo salvare in DNG, quindi DNG per la massima libertà di fruizione in post-produzione delle immagini. Abbiamo a disposizione ISO da 80 ISO fino a 2500, quindi comunque poter andare a servire aperture di diaframma anche non estreme con una amplificazione ISO veramente notevole, un controllo del rumore sempre comunque opportuno. E non dimentichiamolo, qui è stato tolto volutamente il filtro passabasso proprio per avere a disposizione il massimo della risoluzione che le ottiche stesse del sistema M di Leica consentono. Questa macchina vanta prerogative assolutamente contemporanee e moderne dal punto di vista del salvataggio, quindi dell'elaborazione del segnale e della fruizione delle funzionalità che sono state, come da filosofia Leica, ridotte all'osso. Il fotografo qui non si deve preoccupare di settare un milione di parametri, ha a disposizione una ghiera e i pulsanti posteriori, e sul monitor LCD da 2,5 pollici può regolare tutto in pochissimi passi. Questo gli consente di avere un'istintività di ripresa al pari di quello che consente il telemetro, il sistema dell'ottica e tutto quanto abbiamo detto fino adesso riguardo al sistema M, assolutamente di primo piano. Quindi prima di tutto, anche dal punto di vista digitale, per Leica viene l'istintività della ripresa, e questo è sicuramente una dote che la rende completamente riconoscibile rispetto a tutto quello che è il panorama della concorrenza. Bella di un mirino a telemetro come questo è anche il fatto che in genere non ti considerano mai come un fotografo, ed è il bello di passare quasi sempre inosservato in tutte le situazioni di ripresa. Questa è una prerogativa che solamente chi ha provato ad utilizzare un telemetro come quello montato sul sistema M di Leica può comprendere, ed è veramente bello passare del tutto inosservati durante le riprese fotografiche. Pensare all'M9 con una macchina artigianale ma comunque estremamente evoluta e sofisticata. È strano soprattutto pensare che questa macchina è fatta veramente quasi nello stesso modo in cui venivano fatte le M 50 anni fa. Abbiamo il top della macchina realizzato come al solito in ottone, come di ottone sono alcuni movimenti dell'elicoide interno delle ottiche. Abbiamo le leghe di metalli come il magnesio o l'alluminio indurito per garantire solidità e durata nel tempo. Della solidità abbiamo già detto, questa macchina è praticamente indistruttibile, anche perché la grande semplicità che la caratterizza in tutti i suoi aspetti rende anche meno possibile il fatto che queste stesse parti, ridotte veramente al minimo e perfezionate, si deteriorino con il tempo. Questo è il valore fondamentalmente di un sistema Leica, una macchina che dura per tutta la vita, anche di più, l'abbiamo già detto, e soprattutto una macchina il cui valore ha una tenuta nel tempo pari a nessun'altra macchina presente oggi sul mercato. Non è un caso che comunque oggi stesso gli utenti del sistema M fotografino molto spesso tanto con una M9 quanto comunque con una M a pellicola di 20 o 30 anni fa. Ecco. Questa solidità, questa robustezza, lo ripetiamo, è percettibile tanto nell'uso pratico quanto appunto nel riprendere una Leica magari dopo anni che non se n'è fatto uso e ritrovarsi con la stessa fluidità, la stessa strepitosa fluidità dei movimenti e del funzionamento meccanico della macchina stessa. Questo è veramente un elemento incredibile del mondo Leica.
cosa bella dell'M9 è che si può passare dalla priorità di diaframmi sulla sommità della macchina, dalla ghiera, dei tempi al manuale in un lampo. E questa istintività è proprio la dote che fa dell'M9 uno strumento professionale unico nel suo genere. E dal mio punto di vista è quello che la fa anche scegliere, è il vero motivo per cui andare ad optare per una macchina come professionale, sicuramente come il sistema M di Leica. La revisione degli scatti con una ghiera si fa praticamente tutto. La ghiera posteriore ha quattro pulsanti e appunto la ghiera concentrica per gestire lo zoom e tutte le funzionalità di menu. Sulle M9 si finisce che praticamente con due pulsanti si comanda tutta la macchina e tutte quelle che sono le funzionalità ridotte al minimo indispensabile presenti sul menu. Questo è molto comodo, molto veloce. Se passate da una reflex convenzionale a una M9 come questa, rimarrete inizialmente un po' spaesati. Vi basta un giorno, ma neanche mezza giornata con l'M9 e probabilmente ne vorrete una. La visibilità dei dettagli, soprattutto per quello che riguarda poi la messa a fuoco, è totale, anche in situazioni di luce scarsissima. Poi abbiamo a disposizione le solite ottiche Leica che per quello che riguarda l'apertura massima e la resa all'apertura massima non hanno mai avuto nessun tipo di problema. Vibrazioni allo scatto, per il fatto che non abbiamo uno specchio, non ce ne sono. Sensibilità ISO fino a 2500, praticamente scattare al buio con una Leica M9 è come scattare pieno sole. Nell'eccezionalità del corpo macchina e tutte le doti costruttive, qualitative, di pregio, nel valore del tempo di cui abbiamo accennato riguardo all'M9, fatto sta che questa macchina è una macchina per un utilizzo quotidiano, è stata pensata per questo, per un utilizzo pratico, è molto maneggevole, istintivo, l'abbiamo detto un sacco di volte, è facilissima da imparare nell'utilizzo pratico. Questa macchina è stata scelta da sempre da fotografi di viaggio, di reportage, insomma di tutto il trascorso Leica che conosciamo benissimo, proprio per le sue doti di immediatezza. Tutto il superfluo è stato tolto, ma soprattutto quello che è la sua grande dote è di non distrarre il fotografo. Il fotografo non rischia di essere distratto da una quantità di funzionalità che potrebbero semplicemente fargli perdere un momento decisivo, perché poi, ammettiamolo, quella cosa importante è il momento stesso dello scatto, è il momento che il fotografo sceglie di immortalare, quindi non rischia di farsi distrarre dai confronti del momento decisivo da tutte queste funzionalità che Leica volutamente ha rimosso da questo corpo macchina, come poi da tutti quegli altri che ben conosciamo della serie del sistema M. L'abbiamo provata, io suggerisco personalmente di provare soprattutto le ottiche nuove di nuova progettazione, le Summarit. Sono ottiche che danno la possibilità di unire un ottimo rapporto prezzo-prestazioni con delle performance veramente incredibili. Sono state pensate per il digitale, quindi comunque nate prima di tutto per soddisfare le stringenti prerogative di risoluzione dettate dalle ottiche e dai nuovi sensori, quindi comunque ottiche pensate e riprogettate, ottimizzate proprio per questi nuovi sistemi ottici compatibili con tutto quello che è il trascorso Leica.
che anche poter contare su un esclusivimetro come quello dell'M9 non è cosa da poco, soprattutto nel momento in cui ci troviamo in una situazione di questo genere, con un sole molto tagliente, un sole invernale che fa saltare i contrasti da un estremo all'altro. Comunque l'M9 si comporta bene in tutte queste situazioni qua. E poi ricordiamo, abbiamo detto anche prima, che saltare l'automatismo, dall'automatismo al manuale è veramente un secondo. Ingegneri tedeschi, perché ricordiamo comunque questa macchina è puramente opera di ingegneria tedesca, come tutte le Leica, hanno pensato bene di non adattare tanto il sistema ottico preesistente al sensore montato sull'M9, quanto di fare esattamente il contrario. E infatti il sensore dell'M9 che è stato ottimizzato al meglio per fornire risultati che i possessori di corredi Leica precedenti a questo si aspettavano dalle ottiche, quindi una grande definizione e una grande qualità di immagine. Quindi il sensore stesso risponde alle prerogative assolute di qualità delle ottiche del sistema M di Leica. Oltre a questo, il fatto che bastino un paio di ottiche al massimo, quindi un paio di focali per soddisfare tutte le esigenze operative di un fotografo dotato dell'M9 è un pregio, a mio modo di vedere, non indifferente. Volendosi poi rivolgere al sistema Sumarit di nuova progettazione, abbiamo da scegliere all'interno di un campo di ottiche di ben 4 ottiche, abbiamo già detto 35, 50, 75 e 90 mm, che sono più che bastevoli a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Io personalmente mi orienterei per partire su un 35 mm, che è la focale forse più utilizzata da sempre nell'ambito del reportage della fotografia di viaggio. Un gran angolare che tende al normale a 50 mm, se poi utilizzate anche sulla M8 diventa rapidamente una focale normale. Tutto questo per servire quello che è il testimone silenzioso, così l'hanno definito alcuni tra i maggiori fotografi che hanno usato la M9, per servire appunto quel testimone silenzioso che è la M9 l'utilizzo tra l'altro in tutti i giorni, una macchina completissima che porta questa completezza funzionale, questa eccellenza qualitativa, però senza farsi mai notare, senza mai eccedere in quello che è il rapporto tra il fotografo e la realtà del suo fotografato. Allora, le cose che mi piacciono dell'M9, non è facile fare una sintesi, mi piace la compattezza di questa macchina, è veramente facile portarsela in giro, non dà per nulla nell'occhio, quindi comunque in qualsiasi momento la possiamo usare, molto probabilmente nessuno ci farà neanche caso. Discreta, non si perde via in funzionalità, menu, settaggi, l'importante è mettere un tempo di scatto o l'automatismo dei diaframmi e scattare. La qualità non è un problema, potete anche scattare tutta apertura, tanto le ottiche fanno tutto loro. Mi piace la grande qualità della ripresa, mi piace il fatto che abbiamo ISO fino a 2500, che abbiamo ottiche di un'apertura estrema e mi piace il telemetro che consente di buttarsi dentro la scena che stiamo inquadrando. Dovremmo essere sicuri di avere una messa a fuoco manuale, chiaramente, di precisione assoluta. Questo per il fatto che il telemetro ha una luminosità, una presa diretta della realtà, quindi comunque ha la stessa luminosità della scena che potremmo vedere ad occhio nudo. Questi fattori sono elementi che mi piacciono dell'M9 dal punto di vista dell'utilizzo, ma la M9 non finisce qui. Questa macchina è una macchina artigianale ma molto molto sofisticata, è una macchina che tiene il proprio valore nel tempo, così come le ottiche stesse del sistema N, tutte quelle dei corredi passati che si possono montare anche su queste M9 mantengono il loro valore tutt'oggi. La richiesta di queste ottiche rimane comunque molto molto elevata. Da questo punto di vista questa macchina è sicuramente una macchina che va oltre quello che può essere l'esperienza fotografica pura del fotografo, sia come durata nel tempo che come possibilità
di utilizzo difficilmente la metteremo in crisi da tutti i punti di vista, sia come investimento appunto nel tempo, che può essere quello ben oltre la vita stessa del fotografo.